Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Ponte Morandi, la Consulta dice che è legittimo estromettere autostrade da ricostruzione. Eccezionale gravità determinò la scelta del governo. Conte dice sentenza ci conforta. La Consulta ha dato ragione al governo ritenendo non fondate le questioni relative all'esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata. La decisione del legislatore di non affidare ad autostrade la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione, hanno scritto. Lombardia, ha indagato il cognato di Fontana per la fornitura di camici alla regione. La Guardia di Finanza acquisisce i documenti. Indagato anche il DG di Aria S.P.A., la centrale acquisti della regione, Filippo Bongiovanni. In base a quanto prende l'ANSA, il reato contestato è quello di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Sempre in giornata, il nucleo speciale di polizia valutaria delle Fiamme Gialle è stato incaricato di prendere possesso dei contratti di fornitura stipulati tra Aria e l'azienda gestita dal fratello della moglie del governatore Roberta Dini. Senato in commissione, la maggioranza va sotto, i renziani votano con la Lega sulla giornata per le vittime di errori giudiziari. Il provvedimento è passato con 12 voti favorevoli e 11 contrari, adesso dovrà essere discusso dall'Aula del Senato. A favore della proposta gli esponenti dell'opposizione, anche quelli di Italia Viva, contrari il PD e il Movimento 5 Stelle. Il piccolo partito di Renzi aveva depositato un testo quasi identico a quello del Carroccio, ma a differenza dei leghisti specificava di voler dedicare la giornata prevista per il 17 giugno a Enzo Tortora. Recovery Fund dopo Lisbona, Conte in Spagna con Sanchez, accordo prima di fine luglio, ha detto. Anche Merkel spinge, intesa entro l'estate. Bilaterale tra il Presidente del Consiglio italiano e l'omologo spagnolo per rafforzare l'asse dei paesi che chiedono l'attivazione del Recovery Fund il prima possibile. Governo Prodi dice lentezza nelle decisioni, ma col Covid abbiamo salvato l'Europa. Voti di Forza Italia sul MES non è più un tabù, dice. Sul coronavirus l'Italia è stata in grado di dettare la linea, ma ora serve rapidità nelle risposte, secondo l'ex Presidente del Consiglio. Come sul MES, dice, a cui dovremmo dire di sì anche quei voti di Forza Italia. Notizie da Napoli e dalla Campania. Incidente a Qualiano, morta bimba di 4 anni, l'autista si è costituito, si chiamava Sofia, la bimba di 4 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Falcone nel comune di Qualiano. L'auto su cui viaggiava, guidata dalla mamma, si è scontrata contro un'altra autovettura, una Golf guidata da un 19enne di Marano. Sofia, in conseguenza dell'impatto, che sarebbe stato originato da un sorpasso azzardato tentato dal giovane alla guida della Golf, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta durante il tragitto in ospedale. Coronavirus in Campania, mascherine obbligatorie nei terminal e sui bus, tamponi per chi arriva dai paesi extra Schengen. Obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto pubblico, comprese banchine e binari, nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto e durante tutto il tragitto. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'atto prevede anche l'obbligo per le società di tutti i mezzi di trasporto di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare ogni misura idonea ad evitare assembramenti a bordo fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo. Notizie dalla Puglia. Bari, no al vandalismo sui monopattini e la manifestazione di CGIL CISL UIL in centro. Non siamo pronti ad arrenderci al vandalismo e all'inciviltà. Difenderemo e alimenteremo la forte spinta allo sviluppo che i cittadini meritano. Bari è una città cambiata e pronta ad un ulteriore cambiamento. CGIL CISL UIL in collaborazione con Retake hanno passeggiato ieri pomeriggio per le strade del centro utilizzando i monopattini a noleggio per dire no al vandalismo e all'inciviltà che in questi giorni ha portato al furto dei mezzi in circolazione da poco per favorire la mobilità sostenibile in città. Inchiesta a Banca Popolare di Bari, tornano liberi dopo 5 mesi Marco e Gianluca Giacobini. Tribunale del riesame di Bari ha disposto la scarcerazione dagli arresti domiciliari.
di Marco e Gianluca Iacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex codirettore della Banca Popolare di Bari. I due erano stati arrestati lo scorso 30 gennaio con le accuse a vario titolo di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza per l'inchiesta sulla gestione dell'istituto e di un buco da 2 miliardi di euro che ha portato la banca barese vicino al crack. Notizie da Treviso e dal Veneto. Spacciava gli studenti, arrestato un 25enne trevigiano, il ragazzo di Colle Umberto, è finito in manette a Pordenone dopo un'indagine su un istituto professionale di Sacile. Aveva con sé più di 5 kg di marijuana. 100 tutti al femminile all'istituto Rosselli, terzetto maschile al Sartor, maturità 2020, insomma gli esiti degli esami in altre due scuole superiori di Castelfranco e dicono un riconoscimento anche del curriculum degli anni precedenti. Nuovi contagi da coronavirus nella Marca, entri positivi al test sierologico. I risultati dei tamponi dell'URS 2 parlano di due dipendenti dell'Electrolux di Susegana e di una donna kosovara, ora in isolamento domiciliare. Prosecco, il rischio dazi USA rischia di penalizzare il mercato. Nell'anniversario dell'iscrizione delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO e allarme per le esportazioni negli USA e negli Stati Uniti, che sono diventati il principale mercato di consumo del prosecco al di fuori dei confini nazionali. Degrado in stazione dei treni, il comune toglie le panchine. 20 anni dopo la storica rimozione delle panchine voluta da Gentilini, il sindaco di Montebelluna ha deciso di eliminare ogni punto di ritrovo nell'area del condominio Guarda. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Nasce una nuova collaborazione tra l'esercito e il Club Alpino Italiano. Per tutta l'estate 2020, a partire dal 6 luglio, il gruppo Alpini sarà impegnato nella manutenzione dei sentieri di montagna. Le operazioni partiranno proprio dalla Val Degano, nel comune di Forniavoltri, per il sentiero che porta da Collina a Pierabec. L'impegno del gruppo degli Alpini permetterà di rivalorizzare il territorio a sostegno anche di tutto il turismo Friuli Venezia Giulia per le nostre bellissime montagne. L'impegno sempre dimostrato dal gruppo degli Alpini ci riporta indietro nel tempo al periodo del terremoto del 1976, durante il quale l'esercito italiano ha supportato tutta la comunità nel periodo di emergenza. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene cari amici, adesso passiamo alle notizie, continuiamo con le notizie appunto dal Friuli Venezia Giulia. Mondo della cultura in campo per il tagliamento UNESCO, edizione speciale dei Giovedì del Patto, appunto alle ore 21 c'è stato con Tullio Avoledo e Massimo Moretuzzo per sostenere la candidatura. Tagliamento sia patrimonio dell'umanità UNESCO. La richiesta è arrivata in Consiglio regionale per iniziativa del gruppo del Patto per l'Autonomia, sta registrando un'ampia condivisione nel mondo culturale e scientifico del Friuli e non solo. Covid al via lo screening sulla comunità bengalese di Monfalcone. Tra venerdì e sabato l'azienda sanitaria eseguirà il tampone alle circa 300 persone arrivate dal Bangladesh nell'ultimo mese. Partiamo con un'attività preventiva di informazione capillare fatta attraverso le associazioni datoriali e i consolati, comunicando la lista dei paesi dai quali chi proviene deve essere sottoposto a quarantena, assieme al contestuale obbligo di contattare il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente. Lo ha detto il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi nel corso della riunione che si è tenuta in videoconferenza con il prefetto di Trieste e commissario di governo Valerio Valenti e rappresentanti delle associazioni di categoria e degli enti locali del territorio. Muggia deve restare una struttura per quarantene e deve continuare a essere gestita dalla Protezione Civile regionale per essere destinata agli isolamenti da coronavirus.
c'è la necessità che la struttura di Muggia continui a essere gestita dalla Protezione Civile Regionale per essere destinata agli isolamenti e alla quarantena da coronavirus, ne dà appunto notizia il vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine di un incontro in videoconferenza con il prefetto di Trieste Valerio Valenti e vertici dell'autorità militare proprietaria appunto dell'immobile. Visite sanitarie a domicilio? Attenti alla truffa. Asugi denuncia numerosi episodi segnalati da alcuni assistiti e invita a fare attenzione. Allarme truffe telefoniche, come denuncia Asugi, l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. In questi giorni sono giunte numerose segnalazioni di persone che hanno ricevuto telefonate a nome di servizi dell'azienda sanitaria da parte di fantomatici operatori di distretto o dei servizi infermieristici. L'operatore a telefono è in possesso di alcune informazioni riguardanti gli utenti, come il nome del medico di base e l'indirizzo di residenza, e chiede di poter conoscere lo stato di salute ed eventualmente far visita a domicilio. Ladri di marmitte catalitiche, 3 denunce. I carabinieri del Norm di Gradisca di Sonso hanno scoperto un carico di catalizzatori nascosti a bordo di un mezzo diretto all'estero. Nel corso del pomeriggio del 1 luglio scorso, i militari del Norm della compagnia Carabinieri di Gradisca di Sonso hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto 3 cittadini romeni intenti a trasportare fuori dal territorio nazionale un cospicuo numero di marmitte catalitiche usate per un valore commerciale di 4.500 euro. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.